Allora, buon pomeriggio a tutti, a coloro che sono qui in presenza e a coloro che ci seguono a distanza. È per me un vero piacere e per lo Sturzo un onore avere qui con noi in questa quarta lezione magistrale della Scuola di Formazione Politica il professor De Rita. Il professor De Rita già l'altro anno è stato così gentile da venire a fare una lezione sempre all'edizione passata della Scuola di Formazione e quest'anno siamo lieti che abbia accettato di essere di nuovo qui con noi. Io dirò soltanto due parole perché credo che mai come in questo caso sia vero che il professor De Rita non ha bisogno di presentazione, insomma è noto a tutti, è stato il segretario generale del Censis per lunghi anni, adesso è il presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro e è il sociologo italiano, credo che abbia una fama internazionale e nazionale più indiscussa. Per questo motivo noi siamo veramente lieti di avere qui il professor De Rita che farà una lezione magistrale dal titolo Sviluppo, programmazione e tecnocrazia nell'Italia di oggi. Io non levo altro tempo e lascio la parola al professor, ringraziandolo veramente cordialmente di nuovo per essere qui con noi. Va bene, si sente bene così o... Ma io potrei cominciare questa lezione in forma la lectio magistralis se non si usa con una battuta, però mi piace farla. Cioè, io sono un vecchio combattente reduce della pianificazione in Italia, cominciata nel 55 col piano Vanoni, figura che siamo passati 70 anni, e sono uno che non sopporta l'attuale piano di, come si chiama, resilienza, resistenza, sviluppo, non lo sopporto, quindi non lo sopporto, concepito male, attuato male, con tutte le difficoltà che poi ne abbiamo viste. Però siccome sono, non sono un professore, sono un dottore in legge, però sono ligio all'idea che faccio una lezione e quindi devo fare una lezione. La lezione parte da un concetto fondamentale che per noi che facciamo questo mestiere di ricerca e di sviluppo è sviluppo. La parola sviluppo è centrale. Poi ci sono le crisi, poi ci sono le pandemie, ci sono le guerre, ci sono le congiunture negative, c'è tutto. Però il processo umano è un processo di sviluppo. La stessa enciclica di Paolo VI, Populorum Progressio, è un modo di intendere che i popoli, il popolo, la gente, la società cresce, si sviluppa. Il progressio, che non è il progresso ottocentesco, il progresso è una traduzione della parola sviluppo. Voi sapete che la Populorum Progressio è stata scritta in francese dal primo redattore, che era un domenicano, padre Lebré, e quando hanno dovuto tradurre in latino non trovavano la parola che potesse sostituire il développement, il development. E Vittorino Veronese, che era amico del Papa, però grande studioso anche di latino, scartabellò un non so quale testo di San Tommaso e uscì fuori che il progresso era il modo diverso. Progresso che significa che lo sviluppo è un processo, non è solo il progredire di una società, è un processo, non è un traguardo da perseguire, è un processo complesso in cui ci sono i traguardi, in cui c'è la forza di spinta della società, in cui ci sono difficoltà, in cui ci sono illusioni, in cui ci sono anche i momenti di gioia, ma è un progresso, il progresso è un processo. Non molti capiscono che lo sviluppo è processo, perché lo stesso padre Lebré, che aveva lavorato molto in economia e umanismo, aveva elaborato, era un grande esperto
di sviluppo, ha girato il mondo facendo il consulente di sviluppo in Libano come in Senegal con Senghor. Lo stesso Paolo, padre Lebré, pensava che il processo di sviluppo andasse costruito. Lui aveva lavorato molto spesso in comunità locali, cioè aveva, e nella comunità locale diceva che la prima cosa da fare era un'autocoscienza, per fare poi un autodominio della comunità stessa e un'autopropulsione della comunità stessa. Cioè si parte da una coscienza di cosa siamo, dove siamo, cosa vogliamo, eccetera, eccetera, si capisce se ci sono le forze organizzate, il dominio di se stesso per andare avanti e poi ci si lancia verso un'autopropulsione. Era ancora una concezione vecchia, una concezione cioè che lo sviluppo non è il processo di quello che avviene, ma è qualcosa che va pensato in anticipo, addirittura con una coscienza di quello che siamo, di quello che possiamo diventare, con quello che dobbiamo cambiare nella nostra macchina organizzativa economica, che dobbiamo cambiare anche nei poteri e nella propulsione di tutta la società. Questo concetto è saltato perché l'autopropulsione c'è, perché la società moderna, le società moderne sono autopropulsive. Sono autopropulsive con qualche meccanismo che personalmente non mi piace, però sono autopropulsive. Sono autopropulsive proprio perché tutto quello che avviene accresce la voglia di crescere, se vogliamo. C'è una spinta implicita nella società moderna che è quella a crescere. C'è un librettino piccolino di Adelphi, della biblioteca Adelphi, piccola biblioteca Adelphi di Massimo Cacciari, che naturalmente è conosciuto più come uomo di sketch, uomo di palinsesti televisivi, che invece ha scritto questo libro bellissimo in cui si dice, intitolato Il lavoro dello spirito. E lo spirito dovrà essere minuscolo, non Cacciari non è credente, non è il lavoro dello spirito, deve essere maiuscolo, lo Spirito Santo. Quello per noi cattolici, per noi cristiani c'è, ma è un in più rispetto al lavoro dello spirito, che è il lavoro di tutti i giorni in cui milioni di persone, miliardi di persone portano avanti questa autopropulsione. Una società che ha una sua forza di autopropulsione è una società spaventosa, guardate, spaventosa perché non sa la società dove sta andando, non ha una regola, non ha una filosofia, non ha un'ideologia. Dice Walter Benjamin, una società che cammina così è una società cieca, perché cammina ma non sa cosa fare, però cammina. E non possiamo, chi fa politica, chi fa programmazione, chi fa ricerca come me, non può non avere il senso che il dramma sta in questa società che si autoaccresce, che si automodifica, che si cambia quotidianamente. E questo vale nel grande e nel piccolo. Vale nel grande, perché la società che si aiuta a crescere, cresce su che cosa? Cresce su alcuni sistemi fondamentali, cresce sul sistema finanziario, che non a caso è autopropellente, cresce sul sistema delle armi, che non a caso è autopropellente, cresce sul sistema della ricerca, che non a caso è autopropellente. Perché sono i grandi sottosistemi che fanno la propulsione generale della società in grande, ma in piccolo il singolo, i singoli che cosa fanno se non accrescere se stessi? Poi ci sarà un certo narcisismo quando ci siamo cresciuti, sarà un certo egoismo nel fare questa crescita. Però Cacciari dice giustamente quello che è importante è che stanno crescendo i lavori non comandati.
Il lavoro non comandato, il lavoro singolo, il lavoro imprenditoriale, il lavoro artigiano, il lavoro dei giovani che si inventano il lavoro. Perché il lavoro comandato, il lavoro sotto comando, è un lavoro o dei grandi sistemi, la difesa, la finanza, la ricerca scientifica, e allora è comandato ma entra indirettamente nella logica dello sviluppo, oppure resta solo, ma è il solo che per miliardi di persone crea un movimento in avanti. È il lavoro individuale, è il lavoro libero, è il lavoro. E siccome stiamo vedendo ormai da anni, da decenni, la crescita del lavoro indipendente, poi anche personalmente sono stato criticato perché sono stato il teorico del piccolo e bello, della piccola impresa, del lavoro artigiano, del lavoro individuale, eccetera, eccetera. Però ho riscoperto, leggendo Cacciari, che non ero fuori dal mondo. Non ero uno che stava fuori dal mondo perché non capiva la grande impresa, non capiva la grande finanza, non capiva il grande stato ideologico che voleva essere qualche cosa di più o che voleva far diventare una società diversa da quella che era. Questo meccanismo di autopropulsione della società è il fenomeno più drammatico che oggi esiste nel mondo, perché è alla cieca. Perché è vero, poi siamo tutti, specialmente noi credenti, ci abbiamo un qualcosa di più di speranza. Abbiamo Bonhoeffer che ci ha detto: l'impossibile è la benedizione divina, la benedizione di Dio. E quindi andiamo avanti, non dobbiamo aver paura, però il meccanismo è quello. È un meccanismo di un'autopropulsione che non ha né una cultura antica sulle spalle né un'ideologia futura per il presente o per il futuro. Non ha, tutte le società hanno avuto qualche mito interno: l'umanesimo, il rinascimento, la rivoluzione francese, la libertà, la rivoluzione industriale, anche le cose più secondarie, forse quasi dei pasticci secondari rispetto alle grandi ideologie. Abbiamo avuto il comunismo, abbiamo avuto il fascismo, abbiamo avuto tante cose che però davano il senso che stavamo andando in una direzione. Anche io, quando ero ragazzino, da balilla fascista, mi sono fatto decine di vie dell'impero, avanti e indietro, col passo romano, pom, pom. Ancora, mi fanno ancora male i piedi per certi versi, ma andavamo verso, pensavamo, ci dovevamo, verso una Roma imperiale, verso un grande potere, verso l'Italia leader del Mediterraneo. La Roma fascista era un'illusione, ma era una meta. Non avere dietro nessuna cultura ideale, neppure quella storicamente finale che abbiamo avuto, comunismo e fascismo, non ci aiuta, perché non abbiamo un ideale, né presente né passato. Stiamo andando verso il nuovo umanesimo, so chiacchiere, stiamo andando verso un neorinascimento, facciamolo dire ad altri, stiamo andando e questo crea dei problemi, perché se io devo guidare questa società perché mi hanno eletto, perché mi hanno detto che devo fare un piano di sviluppo, che accompagnamento o che indirizzo do? Do un indirizzo a questa società che non l'ha, un traguardo, un obiettivo storico, e allora devo impegnarmi. Gli ultimi che hanno avuto una cultura di questo genere, una società disfatta che però è stata ripresa e rimessa in carreggiata con un grande traguardo, sono stati i comunisti russi e cinesi.
Ma noi, il mondo occidentale non può pensare di rilanciare l'ideologia in quanto tale, così come sorride quando dice stiamo andando verso un nuovo umanesimo, il Rinascimento, verso una nuova era dell'industria italiana. No, non è vero, non lo sappiamo. Soltanto il problema è di andare avanti. Se la società si ha questa autopropulsione, come fai a fare politica di sviluppo e programmazione? Noi stessi, quando abbiamo fatto programmazione negli anni 50, 60, 70, poi io ho cambiato mestiere, non ho più fatto il programmatore, ma fino agli anni 80 io facevo parte dei programmatori. Sono stato 2-3 mesi fa al funerale di Ruffolo, che è stata la mia guida, ma anche la mia controparte. Lui era il socialista, che avevamo fatto lo stesso mestiere. Per anni avevamo deciso di non usare nessuna parola che cominciasse con PR, perché la parola programmazione non la potevamo più sopportare, non, perché era un modo di pensare che non era più nostro. Un modo di pensare che non era più nostro, perché poi ognuno di noi aveva fatto la sua storia, lui ha fatto altro mestiere, io ho fatto altro mestiere, ma io ricordo sempre che quando io feci il Censis nel 63, ero figlio della programmazione. Avevo lavorato al Piano Valori, avevo lavorato al rapporto Saraceno, avevo lavorato alla nota aggiuntiva Amalfa, avevo lavorato con Ruffolo al primo piano Pieraccini, avevo lavorato con Ruffolo al piano Giolitti, quindi in pratica, prima Giolitti e poi Pieraccini, in pratica ero un programmatore. E invece mi sono trovato, perché uscivo dallo Svimez e non sapevo che fare, cioè, l'azienda Censis si mise a fare il lavoro, tutto quello che si poteva trovare per fare ricerca prendevamo. E mi sentivo un po' in colpa, perché dico, ma come io che ho sempre avuto un'idea di società, un progresso da esercitare, una ragione da esplicitare e utilizzare, adesso faccio il venditore di saponette, così mi definisco, cioè il venditore, la ricerchina qui, la ricerchina lì, una ricerca grande da una parte, 7 ricerche piccole da un'altra parte. E un giorno mi invitò a colazione una persona che non molti di voi hanno conosciuto, Tommaso Morlino era il grande Moroteo, il grande amico Moroteo, l'uomo che aveva fatto la cultura morotea, allora era presidente dell'ente Maremma, se non sbaglio, però era anche genero di Saraceno. E lui mi disse, Deri, vuoi fare una cosa seria? Scorda di Saraceno, scorda della programmazione e fai fenomenologia. Io lo guardai allibito, dico, ma tu che dice Saraceno? Già mi ha licenziato, ma tanto adesso che sono libero posso anche fare altro, però che direbbe Saraceno se io lascio la strada che lui mi ha insegnato per fare il fenomenologo, andare a cercare i fenomeni nuovi, dall'economia sommersa alla piccola impresa in giro per l'Italia? E lui mi disse, se no sei finito, se non fai fenomenologia pura, se non ti adatti alla realtà, se non entri nella realtà, se non la segui la realtà, accompagni la realtà, tu, se continui a fare il programmatore, sei finito. E in effetti la stessa esperienza di Ruffolo finì così. Un piano scritto con grandi ambizioni, neppure presentato al Parlamento, neppure discusso in Parlamento, presentato in Parlamento, ma non si aprì la discussione. E quindi la logica di programmazione non può che essere una logica tutto sommato che accolga la novità. La novità è che se la società è autopropulsiva tu ci devi star dentro, ci devi nuotare dentro la società, anche per orientarla, per evitare che debordi, per evitare che esondi, per evitare che si impantani.
ma non puoi pensare che ci sia già dall'inizio una logica programmata. Io non partecipai perché ormai non ero alla redazione del Piano Vanoni, ma ricordo che cinque anni dopo, il Piano Vanoni era su 56-61, quindi erano 5 anni, Saraceno ci riunì tutti e disse: andiamo a vedere se abbiamo azzeccato. I 5 anni sono passati, vediamo che è successo. Fummo tutti sconvolti dal fatto che il piano era stato attuato, cioè era successo quello che si era previsto nel piano, ma perché tecnicamente, spontaneamente, le grandezze economiche erano andate evolvendo. Era stato un esercizio di previsione più che un esercizio di programmazione. E noi tutti contenti, dicendo: ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto un piano che è stato attuato. No, non era stato, avevamo fatto una previsione programmatica che poi si rivelò esatta. Dopo il piano Vanoni invece sorge una logica anche politica in cui si voleva tendere a qualcosa di più. Prevedere il processo spontaneo, che era stato tipico di Vanoni, non bastava più, bisognava fare qualcosa di più. E qui entrano in gioco, almeno nella mia memoria, 3 persone fondamentali: La Malfa, Saraceno e Ruffolo. La Malfa perché? Perché la Malfa aveva una, chi legge la nota aggiuntiva, che è una del 63, ma è uno dei testi più belli che siano stati scritti in Italia, vede che c'è un atteggiamento sulla realtà. Qui in Italia, diceva lui, stanno crescendo troppo i consumi. Ricordate che lui odiava la televisione a colori, dovevamo vietare la televisione a colori, odiava le macchine, odiava tutto quello che stava avvenendo, perché era tutto consumo privato, tutto privatistico, mentre invece bisognava distinguere fra bisogni monetabili e bisogni non monetabili. La frase tipica della nota aggiuntiva era questa: ci sono bisogni monetabili, se ho bisogno di un paio di occhiali è monetabile, vado a un negozio e lo compro. Ma ci sono, diceva la Malfa nella nota aggiuntiva, ci sono bisogni non monetabili che io non mi posso comprare da solo e che a un certo punto deve essere lo Stato che li provvede. Più che il vecchio welfare del 44-45 inglese, il welfare italiano comincia lì. Comincia con l'idea che lo Stato si deve occupare dei bisogni non monetabili. I bisogni monetabili, non monetabili, quali sono? Se ho bisogno di mandare un figlio a scuola, non posso fare io la scuola. Se ho bisogno di andare in ospedale, mi sono rotto una gamba, non posso pensare di farmela da solo o comprare. Ho bisogno di interventi pubblici non monetabili. E qui parte una logica di intervento pubblico che poi copre tutti gli ultimi anni. Oggi soltanto, e ci ritorno, c'è una modifica. Oggi c'è una tendenza a vedere anche nel bisogno che noi pensavamo non monetabile, vedere il privato. Se girate Roma e trovate cartelli dappertutto con pubblicità di cliniche private H24 che ti danno un servizio da pronto soccorso al limite. H24 ti garantiscono, ti dicono traumatologie, tutto dal raffreddore fino alla traumatologia ti permettono tutto. Cioè c'è una
tendenziale privatizzazione del consumo sociale, e quindi anche il consumo sociale diventa consumo privato. Ma allora non ce ne accorgevamo, non pensavamo mai che saremmo arrivati alle cliniche H24. Le cliniche erano lì privato di quelli che volevano portare la moglie a partorire, non in ospedalaccia, ma in una clinica che permettesse la visita dei parenti, il prete che ti veniva a fare il battesimo. Allora era diverso. Oggi abbiamo le H24, così come sulla formazione, diciamo, come solo lo Stato può garantire una formazione a tutti i livelli. Oggi abbiamo scuole di ogni tipo, ma anche scuole complicate che pensavamo che soltanto lo Stato potesse fare. Per esempio, i corsi, leggerete sui giornali, ci sono impaginate sulla scuola ISPI, l'Istituto di Studi Politici di Milano, che è scuola, una volta era poteva essere o era finanziata come scuola dei servizi segreti. Oggi diventa un consumo monetabile, perché credo che l'iscrizione a un corso di quel genere valga le 10-15 mila euro all'anno. E quindi c'è, naturalmente. Tutto questo ha portato, però, nel periodo fra il 63 e l'80, ha portato a un grande sviluppo di intervento pubblico. Era tutto legato a questo processo, a questo meccanismo che tutto quello che non era monetabile lo doveva fare lo Stato. Tutto quello che non era consumo privato, l'auto, gli occhiali, il telefonino, diremmo oggi, lo deve fare lo Stato. E se uno si va a rivedere il rapporto Saraceno, che è il testo programmatico forse più completo che ci sia stato in Italia, anni 60, 61, 62, in parte 63, e ritrova questa idea che tutto è impegno dello Stato. Io che ho scritto un po' di capitoli del rapporto Saraceno, mi vergogno ancora oggi a dire che finivamo tutti i nostri capitoli dicendo qui ci vuole un'agenzia pubblica che intervenga. Ma addirittura il capitolo che ho scritto io su opera lirica e balletti finiva con una ricerca di agenzia pubblica. Immaginate sulla formazione professionale, sulla ricerca applicata, tutto era agenzia. L'unico che capì questa cosa qui e si oppose furiamente fu l'allora Presidente della Repubblica, Segni, il quale vedeva in questa cosa qui la fine della proprietà privata, la fine della cultura liberale. E riguardando anche le dichiarazioni o i diari o i ricordi che i figli avevano di quel periodo, Segni uscì, alcuni dicono uscì fuori di testa prima ancora di avere il colpo, di avere l'infarto, uscì fuori di testa perché gli arrivavano tutte queste notizie che tutto stava diventando pubblico. Naturalmente riteneva che fosse colpa dei socialisti che incidevano, però non erano i socialisti, era un modo di tu, ho detto la malva. Ho detto Saraceno, tutto erano meno che socialisti, tutti erano meno che paracomunisti per certi versi. Però c'era il clima fondamentale che era tutto va verso l'intervento pubblico. Naturalmente questo era la parte socialista che però aveva in mano il ministero responsabile, cioè il ministero del bilancio, il Ruffolo come il tecnico, il teorico, anche il coltivatore dentro di sé di questa idea, e andava in soltanto nel testo successivo, ma ormai ero fuori quando Ruffolo fece il progetto 80 e con un rapporto Ruffolo si ricrede su questa cosa qui, ma ormai
il clima ritorna come lui era, essendo un tecnocrate, ritorna più liberale di quanto fosse stato negli anni 60 e 70, però ormai il ciclo era finito. Il ciclo era finito per la semplice ragione che era tutto legato a una idea di vertice di due o tre persone di grande intelligenza, la Malfa, Saraceno, Ruffolo, che in qualche modo mettevano l'intervento dello Stato, l'intervento della programmazione, eccetera, eccetera, al servizio della idea che bisognava creare in Italia un grande intervento non monetario, non monetabile, sui bisogni non monetabili. Dopodiché è scomparso tutto. Ruffolo ha fatto altro, Saraceno è andato in pensione, io ho fatto altro, e a un certo punto ritorna il piano. Ritorna il piano con quali caratteristiche? Con le caratteristiche ancora più perfide di quelle di La Malfa, Ruffolo e Saraceno, che almeno ci credevano. Ritorna un piano giocato su tre obiettivi fondamentali, neppure creati dalla società italiana, che intanto cresceva, ma creati a Bruxelles. La tematica della digitalizzazione. L'Europa vuole fare la digitalizzazione, tutti dobbiamo fare la digitalizzazione. La tematica della conversione ecologica, tutti dobbiamo fare conversione ecologica, noi italiani facciamo il piano sulla conversione ecologica. L'Europa, anche prima della crisi con la Russia del gas, voleva fare autonomia energetica, tutti noi facciamo autonomia energetica. Se ci pensate bene, il piano ha questi tre aspetti, ha queste tre scelte fondamentali. Scelte tutte da leadership alta, probabilmente da persone più intelligenti di quanto fossimo noi negli anni 60 e 70, tecnocrati europei di alto livello, però il vizio è che non erano legati alla dinamica della società, erano legati all'idea che qualcuno aveva avuto, oh, qui bisogna fare qualcosa per la digitalizzazione, qui bisogna. Se una cosa di questo genere, se una preoccupazione di questo genere viene su un fatto tecnico o su un fatto settoriale, lo puoi ridurre anche, e a Bruxelles lo sanno fare, lo puoi ridurre anche a direttiva. Se capisci che le macchine a motore diesel o a motore benzina fanno a pugni con la dimensione ecologica, Bruxelles fa una direttiva e dice entro il 2035 non si gira più con le macchine tradizionali, tutte a macchina elettrica. Ma sai, no, è così. Anche lì non mi piace l'idea che dall'alto si decida qual è la storia dei prossimi 30 anni. Però è un modo. Se invece un obiettivo di quel genere tu lo fai, lo riduci a uno schema di piano, allora ci devi fare un piano. E ci devi fare un piano come lo fai? In alto dice ci mettiamo tanti soldi e poi i soldi a chi li dai? E allora i soldi cominciano a calare per i rami. E alla fine, anche su una realtà tecnica, quella della digitalizzazione, c'è anche, per arrivare fino alla realtà territoriale, c'è il bando. Facciamo i bandi, indiciamo il bando, chi vuole fare digitalizzazione venga qui che ci sono i soldi. Naturalmente questo ha favorito una gioia di tutte le realtà locali o settoriali, diciamo, lì ci sono i soldi, andiamo. Però non è così, perché poi il bando è fatto in maniera complicata in termini tecnici e il comune di
di Sermoneta, dico per dire, non ha l'ufficio tecnico, non ha l'ingegnere, non ha manco un'idea di che cosa era. Naturalmente il bando però è stato fatto, dice digitalizziamo gli archivi del comune, digitalizziamo la biblioteca del comune, digitalizziamo il catasto del comune e nessuno lo sa fare. E i soldi non si spendono. Il vero problema, il vero dramma dell'attuale governo è che si trova tanti soldi che sono stati messi in alto, fatti calare verso la periferia e la periferia non è in grado di spendere. Perché non si è mai capito perché io debba dire che dobbiamo digitalizzare tutto senza mai aver entrato magari in un ufficio comunale. Che finora si faceva, ricordo sempre la mia prima ricerca a Sermoneta, la tecnica più fondamentale era quella di vedere come mettere a bilancio l'entrata del bar. I bar venivano tassati in base ai becchetti delle macchine del caffè, banalità sconcertante, ma vai a quelli che adesso devono digitalizzare, e che sanno fare? Come fanno? Credo di aver spiegato perché la mia prima affermazione ho detto sono esattamente, sono contrario, non mi piace neppure parlare di quel piano. Perché il meccanismo vero della realtà è nasconde, non tanto la stupidaggine di fare una cosa a Bruxelles, decidere 300 miliardi da distribuire. Ma la cosa vera è che non hai capito che c'è, dove va la società in quel momento. Quali sono i bisogni della società? Io ricordo un giorno, girando per il Molise, mi arrabbiai con il sindaco perché aveva dedicato tutti i fondi del fondo sociale, che dovevano essere dedicati a fatti sociali, naturalmente, alla risistemazione dei marciapiedi. E già era un fatto sociale importante, altri hanno fatto la passeggiata a mare, altri hanno fatto la riscoperta dei vecchi teatri romani sottoterra. E dico, ma questo è un fondo sociale, è dato per attività sociali, che c'entra i marciapiedi? Lui mi disse, dottor, l'80% dei miei concittadini ha un'età superiore ai 75 anni. Con le buche sui marciapiedi si rompono tutte le gambe. Io la prima cosa che devo fare è i marciapiedi. E allora il piano diventa finanzia i marciapiedi. E quando leggete sui giornali che alcuni dicono ma con i soldi del PNNR finanziamoci le armi a Kiev, dici ma siete matti? No, il processo è che a un certo punto se il comune o la regione non attira, non sa prendersi i soldi, allora è meglio darli a un'industria che li sa, dice ma è un'industria d'armi, arrivederci, grazie, e comunque almeno me li prendo questi soldi e ci lavora l'Italia. Qual è il punto su cui in pratica c'è la differenza, che è una differenza non con il piano, ma è una differenza con tutti coloro che pensano lo sviluppo dall'alto, che pensano lo sviluppo come fatto intellettuale da pensare, da sviluppare, da coscientizzare e poi da perseguire. La verità è che poi andate a vedere, lo sviluppo è dappertutto. L'unico libro serio che è uscito a mia firma negli ultimi 30 anni, ne ho fatti tanti, a quello serio di 400 pagine, si chiama Dappertutto il rasoterra, che poi è la raccolta di tutte le considerazioni generali del rapporto Censis che ho fatto io, quindi i primi 50, poi dal 51esimo non li ho fatti più. Beh, Dappertutto il rasoterra, che è pure un bel titolo, che spiega cosa succede in Italia, dove sono nate le piccole imprese, dove è nato l'artigiano,
dove è nato il localismo, che spiega Prato o Sassuolo, tutto quello che è stata l'Italia. Non ha avuto, ma non è, una citazione giornalistica, e credo abbia venduto quasi poche copie. Perché? Perché la logica di chi apre il libro, di chi ama la cultura e vuole stare in alto, non vuole andare a lavorare a raso terra e dappertutto. Deve essere un intellettuale come Ruffolo, come Derrida, ma voglio stare in alto. Non a caso un piano di questo genere è stato validato da uno come Draghi, il quale è uno intellettuale, bravo, intelligente, simpatico, ma sta in alto, ha vissuto in alto. E porta Draghi dappertutto il raso terra a capire le cose. Non ce la fai, non ti ci viene neppure. Perché? Perché il meccanismo mentale è questo meccanismo che ha fatto poi l'Italia elitaria. Le elite italiane hanno sempre lavorato in alto, hanno sempre lavorato dicendo ma l'Italia deve essere questo, io sto portando l'Italia in quella direzione. Tutto il risorgimento è stato questo. Se escludete nella cultura risorgimentale, che è pure molto ricca, escludete un Leopardi del 24, quindi prima ancora che scoppiasse la tematica risorgimentale, che era il discorso sulle caratteristiche degli italiani, sulla morale degli italiani, lui era più realista e non dava obiettivi di grande peso, non stava in alto parlando degli italiani. In alto ci stava per altri versi, però lui capiva che gli italiani non erano adatti alla grande avventura. Poi il risorgimento è stato fatto giustamente, ma è stato fatto con meccanismi che non erano culturali. È stato fatto da una sapienza tattica di Cavour, della massoneria inglese, di tanti meccanismi che è inutile star qui, ma è stato un meccanismo che però ha avuto un solo valore, quello del plebiscito, in cui almeno hanno votato un po' di gente. Il plebiscito è stato fatto dappertutto a raso terra, ma è stato fatto, ma come codificazione dell'esistente, non più come... Allora, il nostro... Il nostro tema di oggi, sviluppo, programmazione e tecnocrazia, è questo. La tecnocrazia dice, se la tecnocrazia è sostanzialmente una tecnocrazia che dall'alto decide le cose e poi dice, ma intanto le faccio io, non funziona. In Italia la tecnocrazia non è mai esistita. E probabilmente non esisterà mai. La tecnocrazia è un qualcosa che deve star dentro la società, che deve in qualche... Per molti versi, in Italia una tecnocrazia non c'è mai stata. C'è stata un'oligarchia di persone che sapevano fare il loro mestiere, che sapevano portare avanti la loro barchetta, la loro barcone, ma non c'è stata una concentrazione tecnocratica. La nostra società è una società che ha bisogno di continuare, di ammettere che bisogna lavorare dappertutto la sua terra se si vuole guidare una società. Se non si vuole guidarla, ma le si vuole imporre degli obiettivi, si sa che fallirà. A meno che non c'hai una forza sadica come Stalin nella Russia degli anni 20, o se non hai una forza spasmodica anche di potere militare come la Cina di Mao. Ma per il resto no. Per il resto definire obiettivi
e tentare di perseguirli e chiamare tutto ciò pianificazione è un inganno. Un inganno che tutto sommato ha colpito molti. Ha colpito molti perché tutto, se ci pensate bene, ognuno che fa politica ha la stessa tentazione. Ha la stessa tentazione di definire un obiettivo, adesso arrivo e ve lo porto a casa. Ci sono io. Pensate adesso quale che sia la simpatia o l'antipatia che potete avere per la signora Schlein. La signora Schlein arriva a fare la capo del partito dicendo voglio fare un partito radicale di massa che si occupa di transgender, che si occupa di diritti individuali fino all'estremo. E vabbè, e poi? Se poi ti ritrovi una società che invece di radicale di massa ha avuto solo Pannella e che era accettato per quell'aria un po' da Dulcamara che aveva, ma non mai seguito da nessuno. Il meccanismo è proprio questo. Si fanno addirittura partiti personali in cui non c'è neppure un gruppo che decide cosa fare. E se decidono, decidono obiettivi di lungo periodo alti, perché se non sono alti, civili, perché se non sono civili, avanzati, perché se non sono avanzati non esistono, che devono essere poi perseguiti da una società che invece ha suoi processi diversi. Stamattina mi ha fatto molto ridere un articoletto del Foglio, prima pagina, fondo a sinistra, che parlava della famiglia, di una riunione di gente che si occupava di famiglie. E a un certo punto dice l'atmosfera, non lo so perché, poi ho messo da parte il testo perché mi ha dato fastidio. Dice perché l'atmosfera era fra Totò e Peppino con la lettera di Totò, non mi ricordo chi, era un film di Totò in cui lui dettava una lettera a Peppino, la mala femmina. Il clima era fra un Totò e Peppino, la mala femmina. È uno studio di riflessione del Censis, o di Derrida addirittura. Come a dire, siamo a livelli... Ma è così? Io non mi vergogno neppure se dicono che la cultura derridiana è vicina a quella di Totò, ma per carità avrei guadagnato di più probabilmente facendo con Totò dentro. Ma è il meccanismo, è un giornale che pure è non elitario, Foglio lo è poi almeno nel direttore, tende a dare l'idea che stare nella folla, stare nella realtà, vivere dappertutto, vivere la sua terra è in qualche modo o il Censis o è Totò e la mala femmina, Totò Peppino e la mala femmina. E allora bene Draghi, Bene Draghi, perché allora, quello certo che ha un suo fascino particolare, però è come c'ha il fascino, come hanno il fascino tutti i commissari europei che hanno delle idee, hanno dei consulenti, hanno delle lobby, eccetera, eccetera, però poi arrivano e si ritrovano. Il sindaco che dice no, io ci faccio il marciapiede con questi soldi. Non è una battuta, sto arrivando a Totò, ero mala femmina, quindi la mia lezione magistrale sta andando a puttane, però non è questo, è il sintomo di una società che non riesce ad avere una sua capacità di evoluzione, perché è controllata, è messa sempre in difficoltà da una voglia elitaria di fuggire in avanti, che va da Giorgio Ruffolo degli anni 60 a
Partito Democratico di adesso, che a un certo punto è più nobile, più, però non ce la fai. E cosa succede? E finisco. Succede che tutto il meccanismo, questo duplice meccanismo, un meccanismo di società autopropulsiva dappertutto raso terra, con i piccoli, i grandi, i medi, il localismo, l'economia sommersa, la piccola impresa, eccetera, eccetera, e dall'altra parte un'elite che disprezza la società in quanto tale, ma fa cose che non arriveranno mai ad avere un grammo di incidenza sulla società. Ma queste due cose insieme creano squilibri. Crea una società squilibrata. È vero che lo squilibrio è sempre squilibrato, diceva Hirschman nel 1956, io sono ancora lì. Lo sviluppo crea squilibrio. Lo sviluppo non ha mai creato l'equilibrio. L'andare tutti insieme verso la ricchezza. Lo sviluppo è squilibrato. La società diventa squilibrata. Però lo squilibrio pure c'è e che viene accresciuto da questa doppia anima, chi vive la sua terra e chi pensa in alto, questo squilibrio viene considerato uno degli elementi da programmare. Il piano deve ridurre gli squilibri sociali, ma non se ne parla neppure. Non ha senso. Se volete fare gli sviluppi sociali, magari ragioniamo di politica fiscale, di riforma fiscale, ma un piano di sviluppo che deve mantenere forte la dinamica economico-sociale di crescita non può mettersi a dire io faccio riequilibrio. Non esiste. Eppure buona parte della sinistra sta ancora lì. Buona parte della cultura di sinistra sta ancora a dire riequilibriamo, troppi squilibri, troppa povertà e via di sopra, troppa fame nel mondo o fame in Italia. Ecco, questo è il punto cruciale della riflessione che volevo farvi, cioè lo sviluppo è un processo e non è un evento da perseguire. Essendo un processo ha bisogno di calarsi nella realtà, non può restare un'intuizione intellettuale o programmatica o tecnocratica che sia, deve calarsi nella realtà. Per calarsi nella realtà ha bisogno di avere dinamiche di collegamento fra la realtà e il potere che oggi non ci sono. E sta lì il problema. Se qualcuno mi dice di facciamo un altro piano, invito a sparare, perché noi avremo tutti i risultati negativi da questo PNR. Qualcosa faremo, perché alla fine ci arrangiamo tutti, i soldi sappiamo come spenderli, spenderemo male, ma li spenderemo. Però il meccanismo facciamo il piano per è un meccanismo che è almeno io pensavo fosse finito nell'80. Ho passato i 40 anni e è ritornato il piano di obiettivi meravigliosi. L'obiettivo meraviglioso è meno importante, meno valido del dappertutto e raso terra. Questa è la mia concezione, vi permetto di, vi autorizzo a criticarla. Grazie. Ringrazio a nome di tutti il professor Derira, perché le suggestioni che ha proposto sono tantissime. Ha fatto una storia della Repubblica e è arrivato a nodi che segnano il nostro presente oggi. Io quest'ultima divaricazione che ha richiamato tra un'elite che immagina un piano perfetto e la realtà che segue una dinamica diversa, mi sembra un dato che è difficile da ogni punto di vista contestare e che spiega tanti ritardi, tanti disagi che la società oggi vive, per esempio anche di fronte all'Europa, e questo è un altro aspetto che sarebbe, io non voglio
assolutamente commentare quello che ha detto il professor Di Rita, lo ringrazio veramente e come sempre facciamo, in misura ancora più contenuta e puntuale, invito chi avesse domande da rivolgere al professor Di Rita, innanzitutto chi è qui in sala, che favoriamo una comunicazione diretta, poi ovviamente anche i colleghi che sono collegati, a prenotarsi, alzare la mano e fare la domanda. Allora, prima dica il nome così il professore sa a chi rispondere. Sì, acceso. Ok, Piccinella, e sono un amministratore locale, un consigliere comunale di un comune vicino a Sermoneta, quindi un po' in linea. Allora, io più che una domanda volevo ringraziarla per questa lezione che coglie la realtà anche, diciamo, di una politica locale che non si riesce più a fare perché le regole e gli obiettivi vengono stabiliti così in alto ma così lontani dalla realtà. E questa secondo me è la morte della politica, cioè del sogno e della visione, perché quando tu sei un amministratore locale e hai una visione di paese, questa visione non la riesci più a portare avanti perché il PNRR o qualcuno in alto ha dettato che l'esigenza numero uno è la digitalizzazione, quando per te invece nel comune l'esigenza è tutt'altra, è quella di recuperare per esempio la parte contadina o piccola imprenditoriale. E questo collegamento che lei ha detto è vero. Credo pure che l'accanimento dei partiti centrali, dei partiti politici sui temi sociali sia un bisogno di compensazione, cioè visto che io la politica delle scelte economiche e delle scelte programmatiche non la posso più fare perché me la dettano dall'alto, da Bruxelles, ripiego, compenso con una politica di diritti, di doveri o di problematiche sociali, perché da quell'altra parte io non riesco più a dettare un'agenda di tipo economico. E le volevo domandare questo. Secondo lei questa è la realtà e come si potrebbe ritornare a fare politica invece decidendo sulle agende economiche e programmatiche? Oggi non solo è difficile, ma non la fa più nessuno, perché non ci sono gli incardinamenti della politica. L'incardinamento della politica nella società non c'è. La politica è incardinata, si fa per dire, in alcune grandi idee, in alcune grandi opzioni. L'opzione transgender, dico per dire, l'opzione europeista, però non c'è un'opzione. Io ho ricordato proprio una settimana fa, quando qui abbiamo fatto una riflessione su il codice di Camaldoli, che l'unico grande partito creato dal nulla in Italia, il Partito Comunista, era stato creato nelle galere, diciamo. La Democrazia Cristiana nel 44-45 su cosa nasce? Non nasce su grandi idee, nasce su cose molto semplici, con due culture, quella di Montini e quella di Pacelli, perché c'erano dietro i preti. Qualcuno ha detto a un'amica, dice, rifacciamo il partito dei cattolici in Italia, e l'altro ha risposto, se non l'hanno fatto i preti, solo loro potevano farlo. Cioè, se no, loro significa che non ci sono le possibilità. Ma perché? Ho ricordato che nel 44, pochi giorni dopo, qualche settimana dopo che era stata liberata Roma, Papa Pacelli, non un grande intellettuale politico, chiamò due maestri elementari, una si chiamava Maria Badaloni, poi diventata sottosegretaria per decenni alla pubblica istruzione, l'altro si chiama Carretto, diventato poi un piccolo fratello di Gesù, quindi diventato uno spiritualista,
e disse: voi siete due maestri elementari. Sì, Santità. Allora, questa è una busta con i soldi. In cortile troverete una macchina, da domani girate tutto il mezzogiorno e costituite associazioni di maestri cattolici provinciali dappertutto. Perché? E lì sta. Perché i meridionali non hanno avuto mai alcun rapporto con la cultura se non attraverso i maestri e le maestre. Genio. Lui stesso faceva la stessa operazione, con forme diverse, non così intellettuali, ma più materialiste, con i coltivatori diretti, con Bonomi. Il collateralismo democristiano nasce con i coltivatori diretti e i maestri cattolici. Buona parte della vita della DC è stata condizionata da quei due gruppi. Gli altri, per carità, no? Ma lì c'è stato. Il che significa che Pio XII pensava a un partito costruito sulla rappresentanza categoriale, sul collateralismo. È un'idea. Dall'altra parte, invece, il codice di Camaldoli dimostra che c'era l'idea di fare un partito classico, non un partito di rappresentanza categoriale, ma un partito classico. Camaldoli fu scritta da Saraceno, fu scritta da Baronetto, fu scritta dal fratello del Papa, cioè Ludovico Montini, l'avvocato Montini, però pensava a un partito classico, un partito che aveva una sua filosofia, un suo modo di essere. Beh, secondo me aveva ragione Pacelli. Aveva ragione Pacelli perché interpretava in quel momento quelli che erano le due forze possibili del Mezzogiorno, i contadini e i maestri elementari, e ci faceva il partito, intanto li faceva crescere. Invece creare il soggetto partito intorno al tavolo, perché poi Camaldoli questo è stato, è stata una cosa importante, ma non c'è, se poi cade questa idea del partito, l'unico che l'ha saputo fare era il Partito Comunista. Il Partito Comunista era un soggetto partito. E quando qualcuno dei leader democristiani si è sentito dire da me: rifai come il Partito Comunista, rifai il Comitato Centrale, rifai il Consiglio Direttivo, fai la vice segreteria, fai la rivista di partito, fai gli intellettuali di partito, fai il partito, beh, due segreti di partito che io ho conosciuto bene, ma hanno detto: non se ne parla, troppo difficile. No, quando ho detto: non vi serve di fare il censo, però dovete fare all'interno. Il Partito Comunista c'era Luciano Barca, non a caso un catto comunista, non era comunista sul botto, cioè, e il suo istituto di ricerca, che esiste ancora, delegato adesso a Piero Fassino, significa che nessuno ci crede. Cioè, c'è un meccanismo di formazione del soggetto partito, che è il punto cruciale. Tant'è vero che oggi non si forma più il soggetto partito. Il soggetto partito oggi diventa la famiglia Meloni, diventa la famiglia Renzi, diventa un meccanismo personalizzato addirittura, con tutti i difetti che la personalizzazione crea, insomma, Renzi una cosa, Calenda è un'altra, Conte è un'altra. Perché? Perché non c'è la forma partito. Allora, oggi, dicevamo l'altro giorno, se qualcuno vuole rifare il Partito Cattolico, il partito qualsiasi, non è dire rifaccio Camaldoli, riscrivo il testo, mi metto al centro, non è lì il problema. È o l'una o l'altra strada. O Pacelli o Montini, o Codice di Camaldoli, o i maestri. Carretta, o i maestri. Maestri. Questo è il punto. Soltanto che di maestri non ce ne sono. Rappresentanze oggi non ce ne sono così importanti come erano i contadini di allora e i maestri di allora. C'è il ragazzo?
Presidente, buonasera. Sono Valerio Tulli della Sapienza, Master in Istituzioni Parlamentari Mario Galizia. Io avevo una piccola domanda, ma anche una piccola osservazione. Cioè, viviamo ormai in questo fenomeno PNR. Con il programma del PNRR, che abbiamo quasi 121 miliardi di investimenti a prestito per il futuro, mi chiedo, cioè, io sono d'accordo con lei sotto ogni punto di vista sulla questione programmatica, cioè un programma deve venire con un'idea generale di paese, non si può fare un piano di investimenti di 121 miliardi, no, più altri 70 a fondo perduto, senza sapere cosa si vuole fare oggettivamente. Però io mi chiedo, ok, andiamo avanti al PNRR, investiamo somme che porteremo a debito per le future generazioni che sicuramente non saranno in grado di pagare, vista il tasso di natalità preoccupante. Facciamo questi investimenti, come dice lei, finirà come è successo in Molise, che investimenti della su fini sociali finiscono in opere che non daranno nessuna redditività per il futuro e nessuna agevolazione propositiva. Io mi chiedo, a che cosa serve a questo punto? Come possiamo noi, che saranno la generazione, si dovrà sobbarcare questo debito, poterci usufruirla? Parliamo di soldi che ci sarà mutuo a 50 anni, che se non ci dà la redditività, noi come faremo a risolverlo? Volevo una sua opinione. Dunque, il PNRR ha una sua struttura finanziaria lucida, non è che una parte sono soldi a fondo perduto, una parte sono in prestito. La maggior parte dei soldi a fondo perduto, l'impressione, finiranno per gli rami, quindi in prestito no. Quindi in prestito si sa che bisogna ridarli, restituirli. Quindi è meglio darli, non dico a Fincantieri perché ci facciano la manua, ma almeno lo fanno. La tragedia è di non farli diluire nel tempo, diluire nell'efficacia. E quindi i soldi in prestito devono andare a persone che sanno fare almeno la rendicontazione. Chi ha seguito il Fondo Sociale Europeo negli ultimi 20 anni è stata una tragedia. La rendicontazione, alcuni sono finiti pure in galera perché hanno fatto rendicontazioni false. Oggi il gioco, e lo sa il ministro Fitto come lo sanno tutti coloro che si occupano di me, è che i soldi in prestito vanno a persone che li sanno almeno rendicontare, se no è finito. Mi sentite? Si sente? Preghi di essere sintetico. Sì, così. Sintetico. Salve professor De Rita. Io volevo soffermarmi un po' sul concetto, sul termine della parola resilienza. Resilienza. Oggi se ne fa un gran parlare, c'è proprio sovrabbonda nella narrazione sulla collettività e come viene presentata come fosse la virtù dell'uomo contemporaneo. Ora, resilienza non è forse proprio figlia di questa società che lei ha definito con l'autopropellente, con l'autopropulsore, che cammina e va dove non si sa? Con la resilienza ci stanno praticamente abituando al cambiamento, ai cambiamenti, quindi l'uomo che deve vivere uno stato perenne di cambiamento, di incertezza e di paura del rischio sulla salute, sul clima, sulla sua economia.
Io vedo questa la resilienza, l'uomo che si deve adattare a tutto, l'uomo con la resilienza che si modifica, si adegua, si praticamente è acritico, diventa acritico perché naturalmente deve trovare uno spirito di adattamento. Ora io le chiedo una domanda, io vedo tutto negativo in questa resilienza che tra l'altro è andata in voga da qualche anno con il PNR. Chi sarà il resiliente e vincente in una società come quella nostra? Chi è il resiliente vincente? Grazie. Continua a trasformare, continua a difendersi. Naturalmente, come sappiamo tutti, una società a forte individualismo, a forte carica di responsabilità sui singoli, porta non soltanto la resilienza, porta anche un po' di egoismo, porta anche un po' di soggettivismo etico, porta anche un po' di narcisismo. Non è detto che questa voglia che Cacciari esalta del singolo che lavora nello spirito e cambia se stesso e la società sia una cosa già attuata, già attuabile, perché c'è sempre il diavoletto in cui la responsabilità individuale, l'individuo, fa il resiliente quando può, ma se gli capita di essere un po' narciso, fa il narciso, se gli capita di essere soggettivamente deviante, fa il soggettivista deviante. Il vero problema è che non c'è cosa il collante che accorpi i singoli individui. L'individualismo esiste perché sono finiti anche i rapporti, i legami tradizionali, perché non c'è più il senso familiare, perché non c'è più il senso dell'amicizia, perché non c'è più il senso della comunità locale. Ecco, questo il punto vero non è tanto di capire chi vince, non vince nessuno. Se il singolo resta solo, non vince neppure quello più bravo di tutti. Si vince solo se si riesce a ricreare comunità. Questa è la verità. Grazie. Allora, l'ultima domanda è il signor Iagneri. Buonasera, buonasera professore, grazie del suo intervento. Mi sentite? Sì. Allora, io volevo chiedere, io personalmente mi occupo, sono presidente di un'associazione che si occupa di formazione nell'agricoltura e sto vedendo che praticamente la possibilità europea, diciamo, di sviluppo è ovviamente non collima con la politica territoriale, perché faccio un esempio, con lo sviluppo, diciamo, di alcune tecnologie dal punto di vista innovative ancora siamo non comprendono ancora qual è l'agenda Green Deal del 2030 della Comunità Europea, per cui succederà che alla fine arriveranno questi PNRR e purtroppo andranno ai soliti noti, perché ovviamente sono maggiormente più grandi, ma la piccola e media impresa, che costituisce in questo campo il 98% della produzione, che ovviamente è condizione familiare, non si fa nulla dal punto di vista programmatico, per cui il punto di rottura di questa mancanza, diciamo, della politica nel territorio, secondo lei quando potrà avvenire? Grazie. I punti di rottura oggi sono diversi. Io sono ancora, forse perché la mia storia personale negli anni 80-90 è stata quella, io sono ancora affezionato al territorio, che oggi va molto meno di moda di qualche anno fa. Una volta il territorio dava identità. Le categorie del territorio in Italia sono state importanti, nord e sud davano identità. Città campagna dava un'identità, il triangolo industriale dava identità, il nord-est dava identità, insomma il localismo dava identità. Oggi il territorio non ha più questa capacità. Tant'è vero che se ci pensa bene,
la stessa discussione che oggi si fa sul territorio si fa sulle autonomie differenziate, legge Calderoli, che non c'entra niente con meccanismi di identità. Si dà per scontato che l'identità regionale già c'è da sempre e gli dobbiamo dare soltanto più soldi. E nessuno dice ma per fare cosa? Che cosa fa oggi se noi diamo l'autonomia funzionale, l'autonomia globale, amministrativa e politica al Friuli Venezia Giulia? Per fare insieme al Veneto, al Trentino e in parte all'Emilia Romagna una politica di sviluppo, una politica di integrazione degli immigrati che arrivano via terra? Non lo dice nessuno. Se ha soltanto questo senso politico, dobbiamo fare una cosa importante che è la riforma dello Stato in via di periferizzazione, facciamo l'autonomia differenziata, ma non c'è il contenuto. E perché? Perché la cultura del territorio oggi è meno sentita, meno importante. Io ricordo sempre che la prima volta che facemmo noi Censis un rapporto sul Nord-Est, io andai a presentarsi sul rapporto sul Nord-Est e mi feci una litigacciata con Bossi, che era spiacevole quando ti voleva offendere. Una settimana dopo lui lancia la Padania. Noi facciamo la secessione sulla Padania. Io dico, ma è matto? Allora ne parlai con Maroni, che era quello che teneva rapporti dignitosi fra Bossi e me, e Maroni mi disse, ma no, quello è un ringraziamento che ti fa. Tu gli hai dato una cultura del territorio che lui non conosceva, l'ha interpretata politicamente e ha lanciato la Padania. Ecco, questo tipo di realtà non c'è più, perché nessuno di noi sa più fare un discorso sul Nord-Est, sul Nord-Ovest, una volta io sapevo tutto su Scandicci, su Fabriano, su tutta Italia. Oggi io stesso non saprei cosa dire. Il punto di rottura è proprio più delicato, quello che io vedo più delicato, anche in termini programmatici, è proprio questo del territorio. Per cui il territorio nel piano resta il comune che non sa fare il progetto. Questa è la tragedia. Grazie. Io ringrazio veramente a nome di tutti il professor De Rita, e a nome dello Sturzo, il presidente dello Sturzo e di tutti quelli che sono qui. Grazie. Grazie a voi. Per ma c'è ancora una roccia.